La diagnosi del varicocele in primo luogo è clinica. Attraverso una visita, il medico si può accorgere, della presenza di queste vene varicose a livello scrotale. L'indagine strumentale d'eccellenza per la diagnosi del varicocele è l'eco con l'ordoppo testicolare ed eventualmente, è molto importante, sarebbe anche un esame del liquido seminale per valutare, la fertilità, logicamente in base all'età del soggetto. Il varicocele nella popolazione, infertile ha una incidenza molto alta. Tant'è vero che è sempre classicamente riportato come una delle maggiori cause di infertilità nell'uomo. Questo perché il fatto che ci siano queste vene varicose, che quindi ci sia una stasi di sangue con tutto ciò che comporta con la presenza dell'aumento di alcune sostanze e soprattutto un aumento della temperatura dei testicoli, può causare delle alterazioni a livello della spermatogenesi e quindi causare alterazioni della fertilità e soprattutto nella motilità e morfologia degli spermatozoi. Inoltre, se il varicocele si sviluppa durante la pubertà e non viene trattato, a lungo andare può portare a un'alterazione dello sviluppo del testicolo, quindi di crescita vera e propria del testicolo, che se poi si rispecchia in una diminuzione della fertilità futura.